buonasera. Grazie per partecipare al concerto di fine anno, giunto oramai alla 13ª edizione. Il gran concerto bandistico Città di Manfredonia, patrocinato dal Comune di Manfredonia e Avis, sponsor ufficiale, ha appena eseguito la marcia sinfonica Eleonora, diretta dal vice capobanda Faccio Russo Egidio. Il prossimo brano è sempre una marcia sinfonica, La Perla, dirige il capobanda professor Orlando Rignanese. Thank you.
vorrei invitare sul palco e vorrei un grosso applauso per il maestro, direttore e concertatore Giovanni Esposto. Adesso eseguiranno un pezzo, una marcia sinfonica marchesina.
Thank you.
prossimo brano è Alla Chacas, è un pezzo da concerto per clarinetto in si bemolle con accompagnamento di banda. Il solista è il professor Gelsomino Gianluca. Thank you.
Milano e dell'Arlesien di Bizet. Ascolteremo il minuetto e farandole con il solista, la professoressa proconsole Elisabetta, e il solista al fitone tenore, il professor Ortone Lucci. Thank you.
prossimi brani sono tratti dalla Tosca di Puccini. Il primo è il Missi d'arte, cantato dal soprano Manolo Locatia, e il secondo brano è Luce alle stelle, tenore di Mauro Pietro. Mi cadea tra le braccia.
Il prossimo brano è Mi chiama Mumini, dalla Bohème Puccini, soprano Emanuele Canto.
Morricone. Thank you.
dal soprano Maiva Locati. Thank you.
il prossimo brano del Danubio Blu di John Strauss. Thank you.
adesso l'ultimo brano? No? Libiamo negli eticalici. Il Brindisi. Quella di Vallerano, lo abbiamo fatto in un paio di occasioni. Si è esibito pure da solo il maestro ultimamente presso la città di Civitanova. Era un bellissimo teatro dell'Ottocento e lì abbiamo consumato il secondo atto del nostro gemellaggio con l'Avis di Civitanova.
Niente, Giovanni, io ti ringrazio per l'invito. Questo va al nostro presidente Enrico Fabioli. Prego, prego. Il secondo. Secondo, il nostro cantante tenore Pietro Di Mauro. Questo lo devo dare io, prima tocca a te parlare. Spiego un attimo, invece quest'altro che arriva mio nipote, l'hanno fatto i ragazzi della scuola di musica, i miei nipoti e i miei alunni, che il grosso della banda sono alunni della scuola del concerto bandistico Città di Montreale. Grazie, grazie Giovanni. Il grosso sono tutti giovani, senza di questo non si può andare avanti. E grazie soprattutto ai grandi della banda, i professionisti della banda, naturalmente. Senza di loro, niente. E l'ultimo maggio lo dico io, aspetta ancora, vieni Petri, vieni. Simbolo delle femminucce della banda, diamo un bouquet a Betty, lo conosco. Adesso accettiamo un altro. Ah, un attimo, ecco perché avevo dimenticato la signora Rosa Palmieri. Ecco, era tutta una farsa, vieni Rosa, vieni. Era tutto organizzato, come prima. Tutto organizzato, non era solo del carnetto, era tutto organizzato, vero Gianluca? L'avete capito che era organizzato? Che ha sopportato con Mimmo per tanti anni. Sa che si è comportato bene. Bene, a questo punto, omaggio, va bene.